Pensa ai modi per accorgersi se hai a che fare con una persona tossica. Ci piace sempre pensare il meglio degli altri. Purtroppo, però, a volte questo ci causa dei guai. La gente tossica esiste ed è probabile che tutti noi abbiamo avuto a che fare con loro prima o poi. A volte non si accorgono nemmeno del male che causano agli altri, oppure sono pienamente consapevoli del potere che detengono sulle altre persone e vogliono coscientemente fare del male. Per fortuna ci sono modi per accorgersi se la persona con cui si ha a che fare rientra nella definizione di persona tossica. Prima di parlarti più in dettaglio su come riconoscerli, ricordati di cliccare sul tasto iscriviti e di abilitare le notifiche per essere sempre in prima fila per i nostri video. Ora fai molta attenzione ai segnali con i quali riconoscere l'agente tossica. Sono informazioni che potrebbero esserti molto preziose in questo momento della tua vita. 1. Comportarsi da eterna vittima. Capita a tutti una volta ogni tanto di giocare a fare le povere vittime. Le cose brutte capitano e a volte vogliamo solo sentirci delle vittime impotenti. Prima o poi però dobbiamo uscirne, dobbiamo cercare le soluzioni e guardare sempre al lato positivo delle cose. Ci sono persone però che giocano a fare la vittima per tutto il tempo. Ne hai mai incontrate? È probabile che conosci o hai conosciuto persone convinte che il mondo tramasse sempre contro di loro. Chi non riesce a uscire dalla mentalità vittimista non crede di avere potere sulla propria vita e dà sempre la colpa agli altri o alle circostanze per la propria infelicità. Inoltre, evita come la peste l'idea di assumersi responsabilità. Immagina di star camminando per strada e vedere un uomo che inciampa e cade. Corri ad aiutarlo a rialzarsi e ti accorgi che per fortuna si è fatto giusto un graffietto sul ginocchio. Lui ti ringrazia e ti chiede di dargli un passaggio in farmacia. Nessun problema, lo accompagni. Poi ti chiede anche di aiutarlo con qualche altra incombenza e poi un'altra ancora. Questo è un esempio di come fare la vittima possa dare a qualcuno il potere di controllare gli altri. Con l'arma del ricatto emotivo, dell'empatia, della buona volontà, sono persone in grado di succhiarti via soldi, tempo e energia. Ti sei mai trovato in una situazione in cui pensavi che qualcuno ti dovesse delle scuse e invece alla fine del dialogo sei stato tu a scusarti per qualcosa? Si tratta di una classica strategia da vittima. Sono abilissimi a rigirare la situazione. Domanda a te stesso. Cerchi di tirare su qualcun altro che invece non fa altro che buttarsi giù? Cerchi di offrire critiche costruttive ma l'altra persona si mette sempre sulla difensiva? Ti viene data la colpa per i problemi altrui? Se hai risposto di sì, è probabile che tu abbia a che fare con qualcuno fissato sulla mentalità vittimista. 2. Abuso emotivo. L'abuso emotivo può essere una delle forme più dolorose di violenza ed è capace di far fuori la nostra autostima. Crea delle cicatrici ancora più indelebili di quelle fisiche ed è peraltro difficile da riconoscere. Può lasciarti con depressione, confusione, mancanza di motivazione, senso di colpa e bassa autostima. Potresti essere una vittima di abusi emotivi o essere tu stesso ad abusare qualcuno che ami senza rendertene conto. L'abuso emotivo può essere verbale, urlare, sminuire, criticare e accusare. Può essere però anche più sottile di così. L'intimidazione, la manipolazione, la strategia del silenzio. Domanda a te stesso quanto segue per capire se ti trovi in una situazione di abuso emotivo. Ti trovi spesso a dover camminare come in punta di piedi vicino a un'altra persona? Ti sembra che questa persona ti tratti come un bambino? Questa persona non fa che ridicolizzare o ignorare le tue opinioni, i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti? Questa persona ti fa sentire responsabile per qualsiasi problema si presenti nella vostra relazione? Se hai risposto sì, potresti essere vittima di abusi emotivi. Se possibile, devi cercare di allontanarti da questa persona. 3. Bugiardi patologici. Nessuno è perfetto quando si tratta di mentire. A tutti capita di dire bugie innocenti o omettere qualcosa. I bugiardi patologici, però, portano tutto all'estremo. Un bugiardo patologico è qualcuno che racconta bugie per tutto il tempo, solitamente nel tentativo di proteggere la sua immagine. Sono dei maestri della manipolazione e sono capaci di mentirti guardandoti negli occhi. Tendono ad essere persone impulsive con un gran bisogno di fare buona impressione negli altri. A volte le loro bugie non servono ad alcuno scopo, a volte mentono quasi solo per il puro piacere di farlo. Avere a che fare con dei bugiardi patologici può farti sentire confuso, tradito, paranoico. Potrebbe persino portarti a mettere in dubbio la tua sanità mentale. A volte le bugie patologiche sono un sintomo di problemi ben più gravi, come il disturbo borderline di personalità, il disturbo narcisistico di personalità e la depressione.
Si tratta di disturbi che richiedono l'intervento di psichiatri e possono diventare pericolosi se non curati. Conosci qualche bugiardo patologico? Fatti le seguenti domande. Hai mai colto qualcuno a mentire per diverse volte? Qualcuno non fa altro che mentirti anche su piccole cose quotidiane? Qualcuno ti ha mentito e non si è affatto pentito di averlo fatto? 4. Maniaci del controllo. Le persone tossiche possono essere fortemente manipolatrici e sono spesso abili a nascondere le loro vere intenzioni. I maniaci del controllo vogliono sempre sapere dove sei e con chi sei. Possono manifestare apertamente il loro bisogno di controllo oppure esercitarlo in forme più sottili. In certi casi estremi, di persone narcisiste o sociopatiche, possono essere del tutto incapaci di provare rimorso e di rendersi conto del loro comportamento. È possibile che abbiano appreso a comportarsi così tramite un meccanismo inconscio, chiamato ripetizione compulsiva. È un istinto psicologico di ripetere e mettere in scena eventi traumatici di cui si è stati vittima da piccoli. In un certo senso, la ripetizione compulsiva spiega perché, se un uomo o entrambi i genitori erano maniaci del controllo, si tenderà a ripetere lo stesso comportamento sul proprio partner o sui propri figli. Chiedi a te stesso queste domande per capire se stai vivendo con una persona manipolatrice e maniaca del controllo. Questa persona ti chiede sempre di informarla su dove ti trovi. Questa persona tende a controllare ogni minimo aspetto di ciò che fai. Questa persona cerca di tenerti lontano dai tuoi cari e averti tutto per sé. 5. Persone che non rispettano i limiti. Immagina di tracciare una linea per terra e di chiedere a qualcun altro di non oltrepassarla. Quella però, invece di fare come le hai chiesto, oltrepassa quel limite solo perché può farlo, o per vedere come reagisci o se può farti del male. Per essere persone veramente civili bisogna rispettare dei limiti, che alla maggior parte di noi sembrano ovvi. Rispetto dello spazio personale, della proprietà privata, del diritto di esprimersi liberamente. Certe persone però proiettano le loro vulnerabilità e insicurezze verso gli altri in forma di rabbia e bullismo. Sono perciò incapaci di rispettare i limiti, non riescono a elaborare la loro personalità e cercano quindi di sfogarla verso l'esterno e verso qualcun altro. Un perfetto esempio di tutto ciò sono i bulli. Un bullo vuole spingere la sua vittima fino al punto di rottura, vuole invadere continuamente lo spazio personale altrui, distruggerne le proprietà, spezzarne la volontà. Il bisogno di un bullo è far sentire qualcun altro molto piccolo, in modo da sentirsi a sua volta grande e rispettato. Il bullismo si verifica in ogni genere di ambiente, non solo a scuola. Si verifica ad esempio anche in casa o in ufficio. Controlla rispondendo a queste domande se hai a che fare con il bullismo. C'è qualcuno che cerca costantemente di mettere in luce le tue debolezze? C'è qualcuno che non fa che invadere il tuo spazio anche se chiedi di non farlo? C'è qualcuno che continua ad intimidirti e prenderti di mira? C'è qualcuno che fa gossip su di te o che non perde occasione per umiliarti? 6. Persone negative. Capita a tutti di sentirsi negativi ogni tanto. Immagina di recarti ad una riunione di lavoro, ti senti di buon umore e hai fiducia in te stesso. Poi arriva quel collega che si lamenta sempre di tutto. L'intero team, magari, era come te di buon umore e ottimista all'inizio della riunione, ma poi quell'unico collega ultra negativo riesce a buttar giù tutti gli altri, se lasciato libero di fare. Come dice il proverbio, una mela marcia rovina tutto il cesto, e non c'è esempio migliore di qualche persona negativa. Prima ancora di accorgertene, tutto il cesto è da buttare. Certa gente non vuole altro che esternare la propria negatività, in modo di spargerla ovunque, come un incendio. Stai avendo a che fare con una persona negativa? Rispondi a queste domande. Il tuo umore crolla sotto i tacchi ogni volta che interagisci con una certa persona? C'è qualcuno che ti butta giù di umore appena mette piede nella tua stanza? C'è qualcuno che sembra capace di parlare solo di brutte notizie o brutte storie? C'è qualcuno che non fa altro che lamentarsi? Ti sei forse riconosciuto come una persona tossica guardando questo video? Fai un piccolo test, rispondendo a queste domande. Desideri segretamente che qualcosa di brutto capiti a qualche persona? Ti diverti a raccontare storie tragiche o tristi agli altri? Hai la tendenza ad essere molto geloso e possessivo? Se hai risposto di sì, ci sono cose che puoi fare. Cerca di trovare un aiuto professionale per modificare il tuo comportamento ed avere un'influenza positiva sul mondo. Se ritieni di avere a che fare con una persona tossica, puoi provare invece con i seguenti consigli. Mantieni dei limiti positivi. Fatti valere e afferma i tuoi bisogni e i tuoi valori. Cerca di allontanarti da chi ti fa sentire male con te stesso. Cerca un aiuto professionale. Meritiamo tutti di vivere in pace e felicità. Se ti trovi in una di queste situazioni, speriamo tanto che potrai fare tutto il necessario per raggiungere una posizione più positiva.
Conosci altri modi di riconoscere le persone tossiche? Condividi questo video con chi sai poter essere a rischio e condividi i tuoi pensieri nella sezione commenti, qui sotto. Ricordati di iscriverti al nostro canale per restare sempre qui con noi. Siamo il lato positivo della vita.